le scale. Arriva la via quando arriva l'ascensore. Non ho neanche visto che c'era la banda gialla della. Non ci trovo. 400 scalini. 85. Quanto? 85. Agli hai contatti? 91, sì. Ok. Scendiamo. Anna, aggiorna, ha messo il numero degli scalini? 224. Ok, continuiamo a scendere. Vai. 343. Quanti? 343. Scalini? Sì. Ok, andiamo. Vai. Siamo qua 50 al 50esimo. Mamma, arrivati al piano 377 scalini, ecco l'ingresso. Di sale, i cavi, i tubi, i telefoni minerari della miniera fanno da parte del sistema di ventilazione. L'aria fresca nella miniera entra tramite il pozzo di lani nuovi che abbiamo fatto per arrivare al primo livello. E poi i dominatori usavano per scendere o per salire. Dunque la salita o la discesa durava abbastanza a lungo e era un po' comoda e anche pericolosa. Signori, davanti a noi... mi sentite tutti? Sì. Siamo arrivati nella stanza di Ursula, vedete il nome sul tabellone di legno. Vi devo dire che in questa miniera praticamente ogni... Ecco una delle tante porte da superare. Bianca, un altro colore. Per abbinarsi col vestito di Anna. Però questa lo fanno per sentire il sapore di sale, per verificare il salato. Allora qua siamo in questa sala. Signore, siamo arrivati nella stanza dedicata a Niccolò Copernico. Sapete Copernico. Copernico era grande astronomo polacco. Questa scultura, signori, è stata fatta di sale dal minatore scultore. Passato. È stata realizzata, come potete vedere, nel 1973. All'epoca cadevano così, però sicuramente è certamente più sale più bianco. Questo è sale. Questo sale bianco, signori, ogni tanto potete vedere il sale di questo tipo. Questo sale bianco è il sale della cristallizzazione secondaria, che si crea dall'acqua salata che gira nella roccia, l'acqua esce fuori e si cristallizza. Signori, siamo arrivati nella stanza dove fra poco conoscete la leggenda di Santa Kinga, ma prima, se guardate su, nell'angolo della stanza su, potete vedere i stalattiti. Anche i stalattiti è il sale della cristallizzazione secondaria che si forma dall'acqua salata che gira nella roccia, esce fuori e si cristallizza. In viaggio verso Cracovia, la principessa si fermò a visitarla. Si recò alla miniera e sotto gli occhi esterefatti di tutti vi gettò il suo anello. Non appena arrivò nel nuovo paese, ordinò ai suoi minatori di cominciare a cercare il sale. Wow, che figata. Attenzione, un altro corridoio. Sempre bianco qua. Stiamo andando.
verso, verso questa sala che non so pronunciare. Scendiamo ancora. Qui c'è anche stalagmite. Questi sono alieni, vedi? C'è stalagmite. Ventiquattro, guarda il bamboccio. Andiamo a livello ancora inferiore.
scusami. Siamo 100 metri sottoterra. Ok, adesso qua siamo, risaliremo? No, ancora andiamo. Ah, ma qua c'è, ragazzi, qua c'è l'acqua. Signori, siamo arrivati nella stanza dove c'è l'acqua. È stato fatto per i turisti. Ah, il saluto sottoterra. Forse avete notato quando ho incontrato che Dio ti benedica. Cześć è un tipo di salute, Boże vuol dire Dio. È la tradizione che è rimasta dal passato. Anche nel passato si salutava in quel modo. Da 101 metri a bordo. Siamo arrivati a 110 metri. Metri sotto terra. Attenzione, qua è un tubo. Si scende, c'è un'altra porta. Ciao, prima volta che saliamo qua. Mola vuol dire grotta, piuttosto grotta.
La grotta. Questa è molto bella. Nove scalini. Ancora scendiamo, sempre più giù, ragazzi, ancora, non te ne siamo. ancora sotto. Venendo a 130 metri. Andiamo per i 135 metri. Venite della macchina che produceva quegli elementi per gli aerei. Signori, qui oltre ai polacchi lavoravano anche gli ebrei, e se guardiamo davanti a noi, vicino alla mappa a destra, c'è la luce gialla, e sopra la luce gialla vedete la stella di Davide, che è stata incisa all'epoca, è il simbolo degli ebrei. Qualche anno fa nella stanza è stato montato l'ascensore panoramico. L'ascensore porta i turisti sul balcone. Andiamo verso l'ascensore per risalire. Non so in quanti si possa andare dentro l'ascensore. Vediamo un po'. La faccio praticamente l'ultimo tratto. Siamo a 135 metri sotto terra. Ecco i vagoni. E qua ci dovrebbe essere l'ascensore. Qua cambia ancora. E che vento che c'è qua.